Buongiorno, state guardando Gold News sul canale GIGOS. L'oro ha sempre attratto le persone, costringendole a correre fino ai confini del mondo alla ricerca di ricchezza e fama. Ci sono stati momenti in cui è stato possibile ottenere qualche grano di questo tesoro solo a rischio della vita e dopo aver superato prove severe. Ricordiamo il passato. Mettetevi nei panni di una persona che ha deciso di arricchirsi estraendo il metallo giallo durante la corsa all'oro del XIX secolo. Che tipo di percorso dovreste fare e quali difficoltà incontrereste? Percorso estenuante. In primo luogo, per raggiungere la miniera d'oro sarebbe necessario superare enormi distanze via mare o via terra, tenendo presente l'assenza di mezzi di trasporto moderni. Quindi, tutto ciò su cui si potrebbe contare sarebbero velieri, piroscafi a cavalli o al massimo un treno. Spesso ci volevano lunghe settimane per raggiungere la destinazione. Spese esorbitanti. L'estrazione dell'oro era estremamente costosa. Molti cercatori spendevano più di quanto potessero guadagnare. Durante la corsa all'oro in California, i prezzi della maggior parte dei beni e dei servizi, dagli attrezzi agli alloggi al cibo, sono stati aumentati artificialmente di parecchie volte. Condizioni di lavoro difficili. Tutto doveva essere fatto manualmente. Rompere la roccia dura con un piccone e lavare decine di chilogrammi di terra in un tegame mentre si sta in piedi, immersi nell'acqua gelida fino alle ginocchia. I cercatori d'oro in Alaska riscaldavano il terreno ghiacciato con fuochi da campo per setacciare il terreno alla ricerca del metallo prezioso. Condizioni insopportabili hanno causato la malattia e la morte di migliaia di cercatori d'oro. Minaccia di rappresaglie. La sete di profitto attirava le persone che erano pronte a infrangere la legge, ignorando gli interessi e i diritti degli altri. Qualsiasi cercatore d'oro poteva diventare vittima di colleghi meno morali o addirittura di banditi in qualsiasi momento. Il coraggioso cercatore d'oro poteva fidarsi solo di se stesso. Si trattava di un'impresa in solitaria. Chi lo trova non è sicuro di tenerselo. Diciamo che siete stati abbastanza fortunati da trovare dell'oro. Oro genuino, non un oro simile a quello della pirite, inutile. Non c'è alcuna garanzia che possiate possederlo legalmente, perché il terreno su cui stavate cercando l'oro potrebbe appartenere al proprietario. James W. Marshall, scopritore della miniera d'oro californiana, è morto in estrema povertà. Il terreno su cui trovò i preziosi depositi non gli apparteneva e non ricevette un centesimo dalla sua scoperta. Rallegriamoci del presente. Un secolo e mezzo fa l'estrazione dell'oro era un'impresa rischiosa, ma i tempi sono cambiati e ora non c'è più bisogno di lavorare in miniera fino allo sfinimento. Oggi tutti possono diventare proprietari del metallo prezioso senza mettersi in pericolo, lavorare troppo e spendere cifre esorbitanti. Scoprirete come diventare proprietari di oro nel modo più redditizio e conveniente sulla piattaforma online GIGOS. Seguite il link nella descrizione. E non dimenticate di premere il pulsante Mi piace e di cliccare sulla campanella di notifica. Abbiamo ancora molto da raccontare sull'oro. Ci vediamo presto sul nostro canale.